Ragazzi, sono Cristiano Vignali con Italy Man per il Censorino Teatino. Siamo nel parcheggio di Piano Vincolato, davanti ai campi da tennis, e ora percorreremo via Madonna della Vittoria, una via dove purtroppo recentemente hanno scaricato dei cittadini poco educati. Poco educati, vabbè, siamo buoni. Diciamo che siamo buoni. Hanno scaraventato dei rifiuti che ora sono abbandonati. Questi rifiuti adesso dovranno essere conferiti in discarica e quindi saranno non solo un fattore inquinante, ma saranno ovviamente anche un costo. Quindi dai, cominciamo il nostro viaggio. Andiamo a vedere di chi si tratta. Guardate qua, già cominciamo nel vedere il primo spettacolo, vedete? Sedie, televisori abbandonati, busta dell'immondizia, calcinacci. Continuiamo. Vedi qua altri televisori, quindi persone vengono qua e buttano qui i televisori. Inquadra pure qua, vedi, ci sono altri in mezzo alle piante. È quasi assurdo. Continuiamo. Via Madonna della Vittoria, le curve di via Madonna della Vittoria sono delle vere e proprie curve della discordia. Noi ricordiamo ai cittadini che vogliono buttare materiali edili, quindi anche l'azienda ovviamente, e ai cittadini che vogliono buttare materiale, per esempio degli elettrodomestici, dei televisori, di non scaricarli in mezzo alla strada, ma di andare nei centri di raccolta comunali autorizzati. Per esempio qui vicino, noi qui adesso stiamo arrivando a Chidiscalo, nei pressi della rotonda del Megalò, qui in via Terno c'è un centro di raccolta autorizzato della Formula Ambiente, la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di Chini. Quindi chiamate la Formula Ambiente, quando è un rifiuto ingombrante lo vengono loro a raccogliere, aspettate il giorno in cui bisogna raccogliere, altrimenti prendete la macchina, lo portate nel centro di raccolta che adesso vi faremo vedere, sì, e portate tranquillamente il rifiuto lì, altrimenti siamo noi che paghiamo. Tanto, perché questi rifiuti, io voglio dire anche una cosa, in discarica hanno un costo. Dove abbiamo visto che ci sono rifiuti, cioè talmente vicino alla discarica che non serve buttare in mezzo alla strada, cioè si allunga di qualche centinaio di metri e si viene direttamente in discarica a buttare senza dover per forza inquinare l'ambiente. Ma anche inquinate l'ambiente, quindi rovinate la salute nostra e rovinate le nostre tasche, perché noi già paghiamo dei soldi per un servizio di raccolta dei rifiuti. Adesso dobbiamo pagare un servizio supplettivo di raccolta di questi rifiuti che vengono scaricati. Quindi io adesso andremo lì davanti al centro di raccolta, vi faremo vedere qual è, per esempio, il centro di raccolta di via Terno. Adesso andiamo lì, che è il più importante, sarà. Ecco ragazzi, il centro di raccolta dei rifiuti di via Terno. Se dovete buttare dei rifiuti ingombranti, degli elettrodomestici, dei televisori, dovete venire a portarli qua, o se sono grandi dovete chiamare per farlo venire a ritirare. Questo è il centro di raccolta, quindi venite qua e non buttate di più, perché noi del Censorino vigileremo. Io, Censorino Teatino, capo reporter del Censorino, Cristiano Vignali e Italy Man, perché se c'è un'ingiustizia segnalatela.